Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Una tragedia che poteva essere evitata ha colpito la modella brasiliana Aline Ferreira, deceduta a soli 33 anni a causa di complicazioni legate a un intervento di chirurgia estetica. Lascia il marito e due bambini piccoli. Il suo cuore ha smesso di battere martedì sera, ma la notizia è stata resa pubblica solo recentemente. Il 23 giugno, Aline si era sottoposta a un lifting ai glutei per migliorare il suo aspetto. Tutto sembrava procedere bene, ma il 26 giugno ha avvertito un forte dolore addominale e ha perso conoscenza, finendo in coma e subendo due arresti cardiaci. Le prime indagini suggeriscono che la causa della morte sia stata l'iniezione di polimetilmetacrilato, un materiale simile al vetro, utilizzato in passato per le lenti a contatto e oggi in vari settori. Secondo l'Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria Brasiliana, questo gel iniettabile dovrebbe essere usato solo per trattare gravi malattie come la poliomielite, non per scopi estetici. La clinica dove è stata operata Aline è stata chiusa grazie all'intervento della polizia locale. La morte della modella ha scosso il mondo della moda e ha sollevato nuove preoccupazioni sull'uso sicuro della chirurgia estetica. La sua scomparsa lascia un vuoto in famiglia e tra i suoi amici e colleghi. Che